Quante cose sono accadute, quante sono state dette, sentite, fatte in 30 anni di onorato servizio? C'è anche una frase: abbiamo pensato di gettare la spugna e invece non l'avete gettata, questa spugna è meno male, dico io. Beh, però in 30 anni capita anche questi momenti, capitano momenti più bui, momenti più duri, e quindi è capitato anche questo. Poi però il discorso prosegue e quindi abbiamo goduto anche dei momenti bellissimi che ci hanno fatto andare avanti, insomma, anche con la fatica, con tutto, però ci ha dato soddisfazione, insomma. In questa Italia, in questa Arezzo anche un po' strampalata, il fatto che un'attività arrivi a 30 anni di onorato servizio fa notizia, così non dovrebbe essere, però comunque è una notizia per noi positiva, una good news come si dice, no? Quindi si prosegue per altri 30 e oltre? Andare avanti un'attività per 30 anni è indubbiamente faticoso, soprattutto oggi, perché i cambiamenti sono tanti e veloci e tentiamo di stare al passo. Sicuramente per altri 30 anni io non vado avanti, perché questa è una cosa che non potrò fare per altri 30 anni. Speriamo per un altro po' di tempo, fino a che insomma sarebbe in grado di farlo anche fisicamente. Ecco, la tradizione sono le vostre radici, però voi vi siete proiettati insomma anche nel momento di oggi, quindi insomma promozioni attraverso la rete, attraverso i social network, come tutti del resto devono fare, no? Che cosa si augura per la sua attività? Ma che cosa mi auguro? Intanto la prosperità, ovviamente. Mi auguro che i giovani ci aiutano a tirare avanti queste attività che, pur essendo un'attività che sembra classica della ristorazione, ma che ha sempre un'evoluzione continua e che quindi ha bisogno di menti giovani e menti fresche che ci aiutano, noi più così grandi, a andare avanti, insomma, ecco quello che ci interessa. Però insomma le attività devono rimanere, perché sono presidio, secondo me, oggi più che mai anche di tanti territori, come ad esempio la zona di San Zeno dove vi trovate voi, quindi è giusto anche supportare le attività che hanno il coraggio di rimanere in piedi. L'unica cosa che ci ha fatto andare avanti sono i signori clienti che ci hanno aiutato fino adesso, sono i signori fornitori che ci hanno aiutato fino adesso e voi che ci avete sempre supportato e aiutato e i miei dipendenti. Per il resto, sinceramente, in questo momento non vedo grandi aiuti per l'attività. Va bene, comunque il coraggio non vi manca, quindi si prosegue e si va avanti. Senza dubbio, sempre a tutta forza.